Ho deciso di fare qualcosa di strano, ma che secondo me risulterà estremamente positivo. Voglio creare una rubrica fissa sul calcio, senza dover avere l'ansia di seguire in diretta quello che succede tutti i giorni in Serie A. Per quello ci sono le live e va benissimo così, dato che potrò portarvi tutte le mie idee e le mie considerazioni in tempo reale. Mi sentivo di voler fare anche qualcos'altro e questa è stata la migliore idea che mi è venuta in mente al momento. Le top su tutta la storia del calcio. Ovviamente ho deciso di partire dalla Juventus, che è la squadra che tifo, e magari anche quella di cui conosco meglio la storia, ma non mi voglio assolutamente fermare a questa squadra. Voglio anche parlare di formazioni che magari hanno assolutamente avuto un'annata straordinaria come l'Inter del triplete. Prima di iniziare però voglio dirvi che tutto quello che dirò viene dalla mia testa, è tutta farina del mio sacco e sicuramente voi non sarete d'accordo con le mie scelte. Tutto questo però è assolutamente positivo perché potrebbero nascere tantissime discussioni e tantissime idee di dialogo che vi invito a sviluppare qui sotto nei commenti. Anzi, vi invito a scrivere qui sotto la vostra top 11 di sempre della Juventus in modo da confrontarla poi a fine video con quelle che sono state le mie scelte. Se l'esperimento vi è piaciuto e volete un prossimo episodio magari con la vostra squadra del cuore, arriviamo almeno a 3000 like. Purtroppo per sceglierne 11 ho dovuto lasciarne fuori tantissimi altri campioni fortissimi, però è naturale, a calcio si gioca solamente in quel numero. Direi di aver detto tutto e possiamo iniziare con questo esperimento che comunque mi ha divertito un sacco e soprattutto arricchito a livello culturale. Partiamo dalla porta, partiamo da Gianluigi Buffon, che è un giocatore che sicuramente conoscerete tutti. Considerato da tantissimi il miglior portiere nella storia del calcio, e forse anche ha ragione. In tantissime top 11 però ho visto preferito Dino Zoff, storico portiere della Juventus e della nazionale italiana di calcio, con cui si è laureato campione del mondo nell'82, addirittura da capitano quarantenne. Io ovviamente però ho optato per Gigi, dato che la mia vita e tutta la mia conoscenza calcistica è fortemente influenzata da questo personaggio. Tra i vari record personali può vantare addirittura quello di maggior numero di presenze da calciatore della nazionale italiana, di cui è anche capitano. In carriera il nostro Gigi è esultato tantissime volte, come la Coppa UEFA con il Parma o come la Coppa del Mondo nel Mondiale del 2006. Notare come però nel suo palmarès manchi la Champions League, sfiorata due volte in finale, prima contro il Milan e poi contro il Barcellona. Ormai il nostro capitano è a fine carriera, ma la società ha dimostrato in più occasioni di voler riprovare a regalare questo sogno. E uno come lui, che da campione del mondo ha deciso di seguire la Juve in Serie B, se la meriterebbe assolutamente. Passiamo poi al reparto difensivo, che ho deciso di schierare a 4. Il primo giocatore che andiamo ad affrontare è Antonio Cabrini, considerato da molti uno dei primi terzini moderni e anche uno dei migliori nel suo ruolo. Durante gli anni 80 la formazione della Juventus e della nazionale italiana era diventata una sorta di filastrocca che iniziava con Zoff, Cabrini, Gentile, Scirea, un po' come viene ai giorni d'oggi con Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Io ovviamente non l'ho mai visto giocare, ma documentandomi su internet ho capito che il bell'Antonio, come veniva chiamato all'epoca, non poteva assolutamente mancare in questa classifica. Alla Juve dal 76 all'89 è riuscito ad aggiungere al suo palmarès tantissimi titoli come la Champions League e il mondiale conquistato con l'Italia nell'82. E ovviamente il prossimo giocatore è uno che abbiamo appena finito di citare, tale Gaetano Scirea. Altro giocatore che purtroppo non ho mai visto giocare e che addirittura morì 3 anni prima della mia nascita. Pure Gaetano Scirea è uno di quei giocatori che non puoi non amare a pelle, anche tifando un'altra squadra. Nelle giovanili d'Atalanta addirittura gli proposero un premio in caso di un'ammonizione, tanto per farvi capire quanto poteva essere buono questo uomo. E per un libero non è così scontato uscire dal campo senza un provvedimento disciplinare, addirittura finire la sua carriera senza essere mai stato espulso. Se io penso tuttora a un giocatore esempio di correttezza e sportività dei miei tempi, mi viene assolutamente in mente il capitano storico Javier Zanetti dell'Inter. E l'argentino è stato espulso addirittura 2 volte in carriera. Soltanto da questo posso capire quanto questo uomo umile fosse amato da tutta Italia, con cui diventò campione del mondo anche lui nell'82. Inoltre è il primo giocatore in assoluto ad aver vinto tutte le competizioni UEFA per club. Tuttora compare nella Hall of Fame del calcio italiano. Morì in Polonia nel 1989 di ritorno da una spedizione, in quanto da secondo allenatore stava andando a vedere il prossimo avversario della Juventus. Un incidente stradale conclusosi con un rogo indicibile nel quale purtroppo Scirea rimase vittima. E qui probabilmente in tanti storceranno il naso, perché il prossimo giocatore a Torino non è ben visto. Fabio Cannavaro è considerato un vero e proprio traditore della Juventus per aver abbandonato la barca che stava affondando in Serie B. E io, che ho
viene stato a seguire la Juventus proprio dal suo anno nella serie cadetta, non posso fargliene una colpa, perché ognuno è libero di prendere qualsiasi decisione voglia durante l'ambito professionale. Inoltre, per me Cannavaro è e rimarrà per sempre il capitano che mi ha fatto diventare campione del mondo. Quella vittoria gli aprì le strade per diventare pallone d'oro, premio difficilissimo da pensare per un difensore proprio come il napoletano. Fabio Cannavaro sarà sempre visto come un giocatore vincente, in grado di trascinare un'intera nazione sul tetto del mondo, disputando un torneo perfetto e senza alcuna sbavatura. Ho ancora nelle orecchie Caressa che urla ripetutamente il suo nome, dando via al contropiede che poi permetterà a Del Piero di uccidere la Germania sul 2-0. Da lì in poi è tutta storia. Anche qui potrebbero esserci delle polemiche, ma uno dei tre centrali difensivi italiani della Juventus attuale non potevo non metterlo. E tra i tre centrali ho deciso di scegliere il buon Andrea Barzagli, icona del calcio pulito, sobrio ed efficace. Anche qui, seppur nel presente, siamo di fronte ad una muraglia che ha scritto la storia e grazie anche alle loro imprese la Juventus è riuscita a conquistare 5 scudetti consecutivi. Per scaramanzia non dico nulla, ma il sesto sarebbe storia. Mai una parola fuori posto. Barzagli ha sempre solo fatto parlare di sé attraverso le sue prestazioni in campo. Uomo vero che non ha mai avuto paura di dimostrare anche il suo lato umano con tutte le sue paure e tutte le sue angosce. Come in occasione della finale di Champions persa contro il Barcellona o dell'eliminazione dell'Italia per mano della Germania. Anche lui faceva parte di quella spedizione vincente del 2006, seppur non come titolare inamovibile. Probabilmente l'aria da campione del mondo gli ha cambiato la carriera, trasformandolo in leader e uomo spogliatoio. E soprattutto in un vincente. Altro compagno vincente di Scirea e Cabrini nei mondiali dell'82. Marco Tardelli, tra l'altro, si dimostrò uomo decisivo, segnando in ben 2 occasioni. La prima contro l'Argentina, la seconda contro la Germania in finale. Il suo 2-0 è tuttora riconosciuto come l'urlo alla Tardelli. Ho voluto inserire il buon Marco anche per dare un minimo di equilibrio a una formazione che sarebbe stata sicuramente sbilanciata in maniera offensiva. Ovviamente stiamo comunque parlando di un grandissimo della storia del calcio mondiale. Come al solito, però, purtroppo non sono mai riuscito a vederlo giocare. In tantissimi lo rivedono in marchisio e per concludere mi piacerebbe augurare al principino un pronto rientro e una pronta guarigione da un infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per fin troppo tempo. E anche qui ho i peli del braccio che si drizzano, perché stiamo parlando di Pavel Nedved. Io ero presente al suo addio al calcio giocato e non voglio pensarci, perché mi si potrebbero riaprire i rubinetti delle lacrime. Arrivato per sostituire Zidane, riuscirà addirittura a vincere il pallone d'oro nella stagione che vedrà il Milan sollevare la Coppa dei Campioni a Manchester. Nedved però quella finale non la giocherà mai, complice la squalifica dovuta a una munizione subita contro il Real Madrid nella semifinale. Il ritratto principale di quella partita sarà il cieco in lacrime, che voleva giocare il derby d'Italia all'Old Trafford a tutti i costi. Altro eroe bianconero che decise di seguire la Juventus in Serie B. Il suo più grande desiderio era la Champions League, purtroppo mai vinta. Ebbe l'opportunità di alzarla nel 2010 con l'Inter del triplete, quando Mourinho gli propose il clamoroso tradimento, gentilmente rifiutato dalla furia cieca. Ad oggi Pavel è vicepresidente della Juventus e soffre minuto dopo minuto insieme a tutti i tifosi e in tribuna assieme al presidente Agnelli e a Giuseppe Marotta. E adesso parliamo di Zinedine Zidane, un giocatore semplicemente straordinario. Attualmente è l'allenatore del Real Madrid, dove arrivò dalla Juventus dopo una cifra record. Zizou, purtroppo per lui e per fortuna per noi, concluse la carriera nel peggiore dei modi, espulso da capitano con la testata Materazzi in una finale mondiale poi persa. Ovviamente la sua carriera è piena zeppa di successi, dato che il mondiale lui l'aveva già vinto in casa nel 98. Non solo, perché Zidane può vantare addirittura un europeo di calcio e 2 Champions League, l'ultima vinta da allenatore del Real Madrid alla sua prima esperienza in panchina. Ma parlare di titoli è riduttivo quando ti trovi di fronte a uno dei talenti più grandi della storia del calcio. Zidane è una vera e propria icona della storia calcistica e verrà sempre, per sempre e da tutti ricordato come uno dei giocatori più forti in assoluto in circolazione. Orgoglioso di averlo avuto nella mia Juventus. Passiamo da un francese all'altro e parliamo di Michel Platini, 3 volte consecutive pallone d'oro. Ecco, potremmo già fermarci qui nella descrizione del buon Michel. La storia della Juve si è sempre intrecciata perfettamente con quella francese e spero che sarà sempre così, ma Platini è stato qualcosa in più. 5 anni nella Juventus, conditi da 68 gol solamente in campionato e simbolo vero e proprio di una lotta contro il Napoli di Maradona. Una sana e storica rivalità. Ad oggi il bipede oro viene confrontato con il connazionale Messi, ma all'epoca la sfida era tutta aperta contro il francese. Chi la vinceva si portava a casa lo scudetto. Insomma, la più romantica delle sfide nord contro sud. Platini però, a differenza di Zidane, non riuscì mai a vincere il mondiale e si accontentò di un terzo posto e di un campionato europeo. Quando sono arrivato a decidere gli attaccanti, forse mi era balzata l'idea di non fare più il video. Avrei potuto chiudere gli occhi e scegliere 2 nomi a caso dalla lista, sperando con tutto il cuore di escludere Božinov, Palladino e Paolucci. E senza dimenticare i magici Bender
Anelka, ma poi alla fine ho capito che lui, Alessandro Del Piero, proprio non poteva mancare. Da sempre il mio giocatore preferito. Se potessi scegliere di incontrare una persona in tutto il mondo, sicuramente sarebbe lui. Il mio capitano, il mio top player, il mio campione, il mio fenomeno, l'uomo che mi ha fatto innamorare del calcio e della Juventus. E inoltre l'uomo con più presenze e più reti nella storia juventina. Quel 13 maggio 2012, con il suo addio contro l'Atalanta, fu durissimo. Ma ancora più duro fu il suo effettivo addio alla maglia bianconera. Il 20 maggio, nella finale di Coppa Italia, persa contro il Napoli. Il mio paese era appena stato colpito dal terremoto dell'Emilia e non riuscì a seguire completamente tutta la partita. La Juve non solo perse la finale di Coppa Italia, ma perse il suo capitano, Alessandro Del Piero. Sono sicuro che un giorno ci incontreremo e se non morirò alla tua vista riusciremo addirittura a scambiare due parole. Ti voglio bene, Ale, grazie per tutto quello che hai fatto. E voglio concludere la top 11 nella maniera più romantica in assoluto, regalando al mio pinturicchio il suo compagno ideale di reparto, quel David Trezeguet che segnò ben 171 reti con la maglia bianconera, diventando il bomber straniero più prolifico di sempre. Anche se in realtà il regalo più grande me lo regalò quel 9 luglio 2006, sbagliando il rigore decisivo in finale, facendo scaturire, facendo accendere, facendo nascere quella passione per il calcio che in me era rimasta assopita per ben 14 anni. Se sono quello che sono oggi, lo devo praticamente anche a David, nel suo bene e nel suo male. Tuttora il mio numero preferito, anche quando gioco a calcio al 17, proprio in onore suo e della sua qualità di bomber incredibile. Toccava pochi palloni, ma tutti quelli che toccava diventavano reti. Con Alex poi la vita era più facile e addirittura decise di seguirlo in Serie B insieme a Buffon, Nedved, Cabronesi e Chiellini. Campione del mondo e campione d'Europa con la Francia, entra di diritto nella top dei giocatori più forti di sempre. Per concludere, una piccola chicca per gli amanti dei numeri come il sottoscritto. Trezeguet, come già detto, segnò 171 gol in 10 anni di Juventus. E qual è la media gol per ogni stagione? Esatto, proprio il 17. Che fatica, ma finalmente ce l'ho fatta. Io spero che questa ricerca su database online sia anche corretta, dato che ho parlato di calciatori che non ho purtroppo mai visto giocare. La prossima squadra che vorrei analizzare è il Milan, dato che anche da juventino è sempre stata una realtà che mi ha sempre fatto impazzire. E anche lì ci saranno un sacco di ricerche da fare. Anzi, vi invito a scrivermi qui sotto nei commenti quale secondo voi potrebbe essere la formazione ideale di sempre del Milan, in modo da facilitarmi anche un po' la ricerca per il prossimo video. A 3000 mi piace raggiunti vi porterò sicuramente la prossima top. Io ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, se è così vi invito a mettere un pugno di pollice e iscrivervi al mio canale qualora non l'aveste ancora fatto. Noi ci vediamo in un prossimo video che arriva molto presto. Ciao ragazzi, dritto per dritto. Ooh, baby, I like it, boy.